Grazie a tutti quelli che sono intervenuti, quelli che hanno portato il loro saluto. Grazie perché questo è un grande momento. Devo dire che siamo in una fase di grandi tensioni, di divisioni, di muri che si ergono, di parole e di fatti tragici. Noi siamo qua per costruire ponti, per costruire collaborazioni, per costruire relazioni e occasioni di pace. Montagne. Quindi come spazio di incontro, come spazio di scambio, di condivisione, di emozioni e anche di stupore, perché siamo immersi in una natura che è generosa, è splendida, è commovente, e sembra assistere immota anche a tutte quelle cose buone e anche brutte che gli uomini mettono in esercizio. È una giornata in cui ricordiamo 110 anni, si parlava prima di storie, 110 anni fa sono stati eretti, inaugurati questi due rifugi in un clima che era un clima non semplice, tutt'altro che semplice, in un clima di forte tensione, una tensione che è andata aumentando nel tempo e che è documentata attraverso una ricca documentazione di scritti intercorsi fra SAT e Deutsche Österreichische Alpenverein di Berlino. E proprio perché ognuno di questi soggetti aveva pensava di aver titolo a costruire questi rifugi e però ognuno intendeva costruire un rifugio e che non ce ne fosse un altro intorno. Ecco, c'era il contenzioso che riguardava aspetti sia di natura ovviamente economica, ma soprattutto c'era sullo sfondo questo nazionalismo molto forte che sarebbe sfociato di lì a poco in una prima guerra mondiale disastrosa per tutti. Ecco, SAT è la prima a ottenere le autorizzazioni, in particolare dalle regole di Spinale-Manetz, e quindi dice: siamo noi titolati a costruire questo. L'Alpenverein di Berlino invece questo titolo non ce l'avevano perché l'avevano chiesto semplicemente all'erario. Il contenzioso va avanti e comunque la sezione di Berlino riesce a ottenere anche dalle regole di Spinale-Manetz il permesso a costruire. Ricordiamo che le regole sono proprietarie di questo territorio e quindi avevano loro titolo a dare le concessioni. Va bene, siamo nel 1906 e i due rifugi vengono costruiti e vengono inaugurati a pochissima distanza uno dall'altro, uno il 12 agosto, l'altro il 20 agosto. Il primo a essere inaugurato è il Quintino Sella, scusate, i soci del CAI. E salgono da Molveno per non calpestare i sentieri gestiti direttamente dall'Alpenverein. Da Molveno significa partire alle 4 di mattina, fare tutta la Val Perse, salire alla bocca di Tucket e scendere, pur di manifestare, come dire, una propria italianità, un modo, ecco, di dire questo è il nostro territorio, noi andiamo dove noi possiamo camminare. E per dire voi state esercitando un arbitrio. Si fa questa inaugurazione in un clima in cui la retorica nazionalistica si manifesta. La targa che voi vedete appesa là è una targa spedita dal CAI un anno dopo, appesa, si dice che tutto questo è stato costruito di faccia alla provocazione straniera. È una frase questa che è stata cancellata con lo scalpello. Ma la targa rimane lì e noi vogliamo che rimanga lì perché anche questa è storia. Adesso è un'altra storia però e noi vogliamo in questo momento dire che questa è montagna, come è stato ripetuto prima, montagna di incontro, montagna di unione, montagna di pace. E quindi la sezione di Berlino non può essere presente qua perché hanno dei rifugi in Austria e stanno proprio in questi giorni, in questa domenica, facendo una festa per la Berliner Hütte che è nella Zillertal e quindi purtroppo non possono essere presenti, però hanno mandato un testo molto significativo che noi andiamo a leggere. Allo stesso tempo abbiamo costruito insieme una targa e questa targa si aggiunge a quest'altra per significare che sono passati tanti anni, la storia ci ha insegnato qualcosa e ci ha insegnato che bisogna costruire momenti dentro un percorso di pace, di fratellanza, di amicizia. Ecco, io termino qua il mio intervento, ricordando però che è arrivato anche un messaggio dal presidente generale del CAI, Vincenzo Torti, in cui in questo messaggio si esprimono i concetti che io da poco ho detto.
Alzate gli amici della Sektion Berlin Deutscher Alpenverein, il plauso di tutto sodalizio mio personale per questa importante iniziativa. Ecco, chiudo qua e lascio a leggere il testo che è arrivato da Berlino a Katia. Ecco, è un testo bello importante, anche questo conferma come ci sia bisogno di questi momenti. E soprattutto questo spirito, questa iniziativa è stata fortemente apprezzata. Grazie a tutti, Excelsior. Liebe Festgemeinde, wir freuen uns sehr, dass die doppelte Hütte am Tucketpass heute ihr 110-jähriges Jubiläum feiert. Unsere Vorfahren mussten als Folge des Ersten Weltkriegs ihre Tucketpass-Hütte abgeben. Die neuen Besitzer haben die Hütte bis heute in einem guten Zustand erhalten und modernisiert. Wir wissen, wie viel Kraft das kostet. Wir freuen uns besonders darüber, dass ihr heute auch an den Anteil erinnert, den die Sektion Berlin daran hatte. Nach einem Anfang im Streit, nach zwei schlimmen Kriegen und einer langsamen Annäherung in der Nachkriegszeit sind unsere Alpenvereine heute freundschaftlich zueinander eingestellt. Wir hoffen von Herzen, dass es immer so bleiben möge. Die Sektion Berlin des Deutschen Alpenvereins. Allora, il testo tradotto dice: Cara comunità in festa, siamo molto felici che oggi il doppio rifugio sul passo del Tucket festeggi i 110 anni. I nostri predecessori hanno dovuto abbandonare il loro rifugio come conseguenza della Prima Guerra Mondiale. I nuovi proprietari hanno mantenuto fino ad oggi il rifugio in buono stato e lo hanno modernizzato. Sappiamo quanto impegno ci voglia per fare questo. Siamo particolarmente contenti del fatto che oggi ricordiate anche il ruolo avuto dalla sezione di Berlino. Dopo i litigi iniziali, brutte guerre ed un cammino di lento riavvicinamento nel dopoguerra, le nostre società alpine oggi hanno un rapporto di grande amicizia. Speriamo di cuore che continui a rimanere così.